rated M for mature. Eccoci all'ultimo vlog del 2013. Oggi parleremo di Irrational Games e dell'ultimo capolavoro che ha rilasciato nel marzo di quest'anno, BioShock Infinite. Dopo essersi fatto attendere per diversi anni, il terzo capitolo della saga di BioShock è finalmente uscito sugli scaffali e ha stupito l'utenza di tutto il mondo con la sua profondità di narrazione e i suoi personaggi memorabili. Nonostante il gameplay rimanga molto legato alla serie, ci sono state diverse aggiunte, di cui ovviamente Elizabeth è la colonna portante dell'intera produzione. Infatti parliamo di uno dei personaggi più sfaccettati e più incredibili che si siano mai visti in tutta questa generazione. Durante tutta l'esperienza Elizabeth avrà un'evoluzione, il giocatore anche, ma nonostante questo è veicolato molto di più che non in altri videogiochi dove la componente ruolistica è presente anche per quanto riguarda le scelte, perché nonostante le premesse che Irrational Games fece prima dell'uscita del gioco, non si può certo dire che questo titolo abbia varianti che possano dire di aver preso una decisione o l'altra. Nonostante tutto, il gioco è comunque molto lineare e Ken Levin in ogni caso è riuscito a raccontare secondo il suo punto di vista l'importanza che i gesti della nostra vita quotidiana hanno in tutto il mondo. Infatti, Columbia è una città galleggiante nell'aria, ma che reincarna tutti quei stereotipi propri degli inizi del Novecento, e quindi con un razzismo molto narcisistico, ma soprattutto una religiosità fortissima. Ma la tematica principale di BioShock Infinite è la teoria del multiverso, teoria scientifica del 1900 che sostiene come ci siano diversi mondi paralleli, migliaia, miliardi, che vedono infinite varianti delle nostre esistenze. La possibilità di Elizabeth di entrare in questi mondi paralleli crea nella storia una specie di magia, anche proprio come le scatole cinesi, che ci permetterà di vivere diverse versioni del protagonista, ma soprattutto di conoscere sempre più a fondo la storia, che è intricata, è molto emozionante, ma soprattutto è misteriosa fino alla fine, finché non capiremo chi è la vera nemesi della nostra avventura, finché non capiremo che in realtà sono state le nostre scelte a portarci a quel punto. BioShock Infinite ci vuole insegnare proprio questo, su come le nostre scelte e i nostri gesti cambino il mondo e ciò che ci sta attorno. Noi siamo autori del nostro destino e non dobbiamo mai dimenticarlo. Non stiamo parlando di un gioco perfetto, perché alcune dinamiche non sono state sviscerate a dovere e non divertono veramente così tanto alla fine dell'esperienza, ma vengono tenute salde da una narrazione che riesce a mantenere un livello altissimo, ma soprattutto una ricerca stilistica che Ken Levin e i suoi collaboratori di Irrational Games non hanno fatto altro che confermare il genio di questa casa produttrice che anni fa, nel 2007, rilasciò il primo BioShock che ha cambiato completamente il volto dell'intera industria videoludica. Se ancora non avete giocato BioShock Infinite, io vi consiglio assolutamente di giocarlo, perché saprà insegnarvi qualcosa, saprà emozionarvi e sul finale vi lascerà veramente con tante riflessioni, ma soprattutto con la felicità di aver potuto provare un titolo del genere e il pensiero che persone di talento ci siano messe dietro uno schermo per creare un'opera interattiva per poterci insegnare qualcosa così importante, dei valori così comuni, dei valori così scontati che solitamente noi persone comuni tendiamo a dimenticarcene. Con questo i video del 2013 finiscono qui, spero che il nostro viaggio, che spero sia appena iniziato, vi sia piaciuto e conto con l'anno prossimo di rilasciare ovviamente sempre nuove recensioni, nuovi video, nuovi vlog, e aspettatevi specialmente tra i prossimi due mesi un video speciale che coronerà, diciamo, la mia vita da videogiocatore. Detto questo, auguri a tutti e alla prossima!